Questa è la storia di un tempo lontanissimo, il tempo dei miti e delle leggende. Gli antichi dei erano crudeli e meschini, e solo i giocatori hanno osato sfidare tutto questo. Prima di Assassin's Creed Odyssey, infatti, sono stati molti i videogiochi ambientati nella Grecia antica. Qui, spesso e volentieri, proprio lo scontro con gli dei è stato centrale, ma talvolta è stato possibile anche convivere con loro. In questo video abbiamo selezionato i 10 giochi più particolari o meglio riusciti tra quelli ambientati nella mitologia greca. Partiamo con Wrath of the Gods, un'avventura per PC del 1994 dove si vestono i panni di un aspirante eroe cresciuto dal centauro Chirone e pronto ad affrontare fatiche degne di Ercole. Un gioco per certi versi divertente ed educativo, visto che insegna la mitologia e mostra opere d'arte della cultura greca, mentre si incontrano personaggi con un particolare senso dell'umorismo. Mitico picchiaduro a scorrimento del 1988, Altered Beast mescola elementi della mitologia greca ed altri fantasy. L'eroe è infatti un centurione romano resuscitato da Zeus, che per salvare la dea Atena deve affrontare non morti e demoni. Un miscuglio forse un po' confusionario, che non gli ha impedito comunque di diventare un gran classico, soprattutto nella sua versione per le console Sega. Titan Quest è un action RPG del 2006, che si svolge tra le città dell'Egitto e della Grecia antica. Qui si dialoga con gli dei e si combattono mostri della mitologia greca, da soli o in compagnia. Insomma, è una sorta di Diablo 2 immerso nei miti e nelle leggende del bacino del Mediterraneo. Pubblicato nel 1997, Erk's Adventure è un'avventura della mitica LucasArts, che permette di impersonare uno dei più grandi eroi dell'antichità greca, scegliendo tra Ercole, Atlanta e Giasone. L'obiettivo è salvare Persefone dalle mani di Ade, in un viaggio che si caratterizza anche per la particolare gestione della morte. Infatti, ogni volta che il giocatore viene sconfitto, viene spedito nel regno dei morti e deve fuggire per tornare in vita, con il processo che diventa sempre più difficile di morte in morte. Un filosofo che guida una folla inferocita contro gli dei, colpevoli di non curarsi del benessere degli esseri umani. È questa la premessa narrativa di Oklos, un ottimo action roguelike dove il giocatore deve guidare la massa contro le divinità con meccaniche che ricordano un po' quelle di Pikmin. Se avete sempre sognato di abbattere gli dei dell'Olimpo, è il gioco che fa per voi. La sfida degli dei ritorna anche in Apotheon. Stavolta è però un singolo eroe a sfidare le divinità greche, in un action bidimensionale veloce e divertente, la cui grafica unica ricalca le decorazioni dei vasi antichi. Con l'espansione The Titans, lo strategico in tempo reale Age of Mythology permette di accedere a una nuova razza, capace di far sentire il giocatore al pari di un dio. I poteri di titani come Crono e Gaia, infatti, sarebbero in grado di dare del filo da torcere persino al loro figlio Zeus. Basato sull'omonimo film Disney, Hercules è un tie-in molto apprezzato, nonostante mantenga le stesse inesattezze sul mito introdotte dalla casa di Topolino. A parte questo, non è invecchiato male e risulta piacevole da giocare anche a 20 anni dall'uscita originale. Altro grande classico del passato, Kid Icarus per NES ha dato via a una serie poco sfruttata da Nintendo, ma capace di ottenere negli anni un buon numero di fan. Certo, non è direttamente collegato a una cultura in particolare, ma nel corso del gioco si incontrano molte figure mitiche che influenzano pesantemente il corso della storia. Per placare la sete di brutalità e il proprio odio verso gli dei, non c'è però gioco migliore di God of War 2. Il viaggio di vendetta di Kratos verso la distruzione dell'Olimpo trova infatti la sua maturazione nel secondo capitolo, con un mix di violenza, fisicità e riferimenti mitici ancora oggi ineguagliati. È quindi comprensibile che il nuovo corso della serie nella mitologia norrena abbia lasciato un vuoto nel cuore di molti giocatori, che rimpiangono un action non perfetto, ma dalla forte e riconoscibile personalità. Con God of War si conclude la nostra rassegna dei migliori giochi ambientati nell'antica Grecia. Come sempre vi aspettiamo nei commenti per sapere se il video vi è piaciuto e se avreste inserito altri giochi all'interno della selezione.